Il Campobasso espugna il Savini di Notaresco e si prende la vetta in coabitazione con la Samb, grazie alla rete di Grandis nella ripresa. Ma proseguiamo con ordine. Entrambe le squadre arrivano all'impegno con l'entusiasmo a mille. I tre punti nel derby dell'Angelini hanno fatto seguito alla vittoria schiacciante contro il Matese, portando il Notaresco ad una lunghezza di distanza dai play-off. Spareggi che a quasi metà campionato sembrano alla portata per il rosso-blu, che però devono dare più continuità, soprattutto al cospetto di formazioni con meno ambizioni. Il Campobasso invece è riuscito a spezzare l'imbattibilità della Samba e diventa un avversario temibile per i rossoblù marchigiani. I molisani devono sfatare il tabù trasferta. L'ultima vittoria risale al 22 ottobre. Bruno schiera l'attacco consolidato con Scipioni e Bonfiglio ad agire a supporto di Belloni. Pergolizzi risponde con la coppia di Nardo e Persichini nel 4-4-2. Dirige Martina Molinaro di Lamezia Terme. Parte forte il Campobasso che impiega 6 minuti per portare il primo vero pericolo. Curtosi con un colpo di reni dice no all'incornata ben indirizzata di Di Nardo. Al 10° minuto potrebbe arrivare la svolta. Curtosi salva ancora su Di Nardo. Il più lesto di tutti è Bonacchi che finisce a terra dopo un contatto proprio con il portiere abruzzese. La signora Molinaro non ha dubbi e assegna il penalty. Dopo un piccolo dibattito con Di Nardo, Maldonado posiziona la sfera e calcia, ma il palo respinge. L'episodio scuote il Notaresco che si fa vedere con Bonfiglio, diagonale largo. Alla mezz'ora torna a farsi vedere il Campobasso. Persichini viene pescato all'interno dell'area di rigore, Curtosi si oppone. Prima dell'intervallo da segnalare un tiro cross impreciso di Di Nardo, partito in posizione dubbia, e un tentativo di Marrancone che termina lontano dai pali difesi d'Esposito. Le immagini di Manuel Centurame ci portano alla ripresa. Al 9° la punizione di Maldonado trova la testa di Nonni, il pallone sfiora il palo alla sinistra di Curtosi. Al 20° arriva la svolta, ottima costruzione del Campobasso. Pacillo in diagonale pesca l'inserimento sul secondo pallo di Grandis, che appoggia facilmente in fondo al sacco. Protestano i rossoblù di casa per una posizione di offside, ne fa le spese Curtosi che viene ammonito. Passano 5 minuti e Di Nardo spaventa il Notaresco con un calcio di punizione da 35 metri. Curtosi respinge male, Gonzalez si insacca ma sale la bandierina del primo assistente, il signor Camilli di Roma 1. Dopo il pericolo scampato, i ragazzi di Bruno si riversano in avanti. Al 27° Marrancone si coordina al volo, ma non mantiene bassa la sfera. Alla mezz'ora gli abruzzesi protestano per un presunto tocco di mano in area di rigore, in opposizione al tiro di Belloni. Per Molinaro è tutto regolare. Per Golizzi robustisce il centrocampo con Abonchelet che prende il posto di Di Nardo, lasciando il solo Persichini davanti. Al 40° Bonfiglio entra in area e libera un sinistro telefonato verso Esposito. Nel finale sempre il numero 10 spaventa l'estremo ospite cercando il capolavoro con una conclusione dalla lunga distanza che passa a pochi centimetri all'incrocio. Termina così, il Campobasso infligge la prima sconfitta casalinga al Notaresco e fa partire la festa.